Siamo consapevoli delle enormi difficoltà di copertura delle sedi, soprattutto in alcune zone, in alcuni territori, in particolare in quelli del nord Italia, dove noi assistiamo appunto a scoperture del personale amministrativo notevoli, in grado ovviamente di incidere sulla efficacia della risposta giudiziaria, sull'effettività poi alla fin fine della tutela dei diritti, che è il fine ultimo della giurisdizione e quindi dell'attività che si svolge all'interno degli uffici giudiziari. Presidente, qui si fa un gran parlare di riforme della giustizia, di accelerare i processi e poi però manca il personale o no? Ma come abbiamo sentito, il capo dipartimento dell'organizzazione ha dato atto che il personale amministrativo è in situazioni di carenza organico drammatiche in alcune zone del paese, quindi è una situazione eterogenea, complessivamente c'è una forte carenza del personale amministrativo. Bisogna che il Ministero continui una politica assunzionale rafforzando alcune misure per rendere appetibile il lavoro presso il Ministero della Giustizia, che in alcune zone del Paese dove il costo della vita è particolarmente elevato, dato che il nostro comparto offre, diciamo, disponibilità economiche inferiori a quelle di altri comparti, diventa assai poco appetibile e quindi non si riescono a colmare i vuoti di organico, nemmeno facendo i concorsi. Intanto, dopo il bavaglio alla stampa, adesso l'emendamento della maggioranza per togliere il nome delle persone non indagate dai verbali delle intercettazioni, questo come lo valutate, come è? No, guarda, io non ho letto l'emendamento e quindi non ne posso fare una valutazione tecnica. Per il resoconto giornalistico ritengo la misura irragionevole, come che cosa significa non mettere nei brogliacci, cioè nei verbali di ascolto il nome. Il pubblico ministero deve essere reso edotto dalla polizia giudiziaria delegata all'ascolto di chi sono i conversanti, anche per valutare la posizione del conversante. Chi è terzo oggi rispetto all'indagine potrebbe essere coinvolto ad una migliore lettura del dato delle intercettazioni. Quindi, così come rappresentato l'emendamento, mi sembra avrà le gambe corte, non potrà fare molta strada, perché significa creare un inceppamento della macchina investigativa e quindi bisognerà ripensarci, così come. Se poi si vuol dire che non deve essere pubblicato sui giornali la conversazione irrilevante riguardante i terzi, questo c'è già. Ricordo al Ministro che questo c'è già da tempo, dal 2017 si è detto che le conversazioni irrilevanti non devono essere nel fascicolo e quindi, non essendo nel fascicolo, non sono a disposizione nemmeno dei giornalisti. Il Ministro Nordio giovedì scorso ha già annunciato un intervento per limitare l'uso del Trojan, dicendo che lo smartphone oggi non è più solo un telefono, c'è dentro la vita delle persone. Ecco, è giustificabile una limitazione dell'uso del Trojan adducendo questioni di difesa della privacy, o c'è un problema che si vanno a limitare le indagini anche alla luce del PNRR, ma non solo? Diritti dei privati cittadini devono contemperarsi con l'obbligatorietà dell'azione penale e con l'esigenza della repressione dei reati. Noi stiamo scontando come magistratura oggi, cioè, problemi rilevanti, perché le tecnologie di cui dispone la criminalità oggi sono molto molto avanzate. È all'ordine del giorno delle sezioni unite la questione dei criptotelefoni. Ora, pensare di creare ulteriori ostacoli alle indagini credo che non sia una misura da guardare con favore. Non so cosa abbia in mente il Ministro, ci rendiamo tutti conto dell'importanza del diritto alla riservatezza delle comunicazioni, ma se c'è un'indagine da fare, quella indagine non deve essere ostacolata da misure che non siano pienamente giustificate dalle esigenze di tutela del cittadino. Bisogna contemperare tutte le esigenze, vedremo qual è il punto di equilibrio che la riforma del Ministro sui telefonini vuole realizzare. Io oggi constato che la criminalità ha, come dire, ci fa scontare un gap a noi delle forze dell'ordine, alle forze della magistratura enorme, perché utilizzano tecnologie di comunicazione molto molto avanzate che spesso, come dire, rendono difficile un lavoro investigativo. Bisogna agevolare il lavoro investigativo e non creare ulteriori ostacoli. Abolizione dell'abuso d'ufficio, ulteriori limitazioni del traffico di influenze, si torna a modificare la prescrizione e ci sarà un intervento sulle intercettazioni. Sono tutte misure su cui noi abbiamo ampiamente discusso, siamo intervenuti criticamente, dall'abuso d'ufficio alla riduzione dell'area del traffico di influenze, alla prescrizione, ben 26
presidenti di Corte d'Appello hanno scritto al Ministro invocando una disciplina transitoria perché la prescrizione è legata ai programmi di organizzazione degli uffici. Pensare di intervenire ogni anno sul termine di prescrizione significa non avere per nulla a cuore il tema dell'organizzazione, che è fondamentale, perché la programmazione del lavoro si fa sui tempi di prescrizione e oggi di improcedibilità. La politica sembra disinteressarsi del tema dell'organizzazione, che è centrale per una buona efficienza del servizio giudiziario in tempi di attuazione di piano nazionale di ripresa e resilienza. Questo l'hanno detto i presidenti di Corte d'Appello, mi pare siano rimasti inascoltati. Sull'abuso d'ufficio abbiamo speso tante buone ragioni per dire che non è una misura da salutare con favore. Pensiamo che il percorso parlamentare che verrà potrà essere un momento di rimeditazione delle scelte già finora fatte. La sua maggior preoccupazione qual è? Per tagliare i tempi dei processi, tagliamo i processi. Noi abbiamo fortissime carenze sul piano della telematizzazione del processo. Il processo penale è stato, il processo telematico penale è stato costretto ad essere inviato di un anno. Il processo telematico dei giudici minorili fa acqua a tutte le parti, dei giudici di pace non ne parliamo. Sono questi i temi che abbiamo segnalato più volte al Ministro, sono queste le emergenze, quelle che noi vediamo e che ci fanno dire che se non c'è un forte impegno, ancora più forte del Ministero, sul piano dell'efficienza dei servizi, che sono poi responsabilità costituzionale del Ministro, gli obiettivi del piano non saranno realizzati, ma anche dopo il piano la sistema giustizia farà fatica a stare al passo coi tempi.